Buongiorno dal vostro relatore preferito Giuseppe Di Capua e benvenuti a questa sola e unica edizione esclusiva di TGR Sicilia. Oggi vi parleremo della storia di una famiglia catanese che ha dovuto fare i conti con il progresso e la modernità. Ma ora ne parleremo meglio con la nostra inviata Gaia Falasca, che si trova nella piccola e sperduta città di Aci Trezza. E invio la linea a Gaia Falasca. Ciao Gaia! Grazie Giuseppe, mi trovo proprio qua sul posto, vicino alla casa della famiglia Malavoglia, che in questo momento si sta impegnando per lavorare e portare a casa qualche soldo. Ma prima vediamo più da vicino questa famiglia, analizziamo la poetica e la narrativa di Giovanni Verga, esponente del verismo. Innanzitutto la rappresentazione della realtà nuda e cruda, oggettiva e senza alcuna alterazione o modifica è fondamentale nel romanzo. Inoltre non dobbiamo dimenticare il tipo di narrazione impersonale caratterizzata da una voce popolare che condivide il pensiero e le idee dei personaggi. Infine viene adottato un registro linguistico antiletterario, nuovo, semplice e pittoresco, fatto di espressioni colorite e proverbi, che segna l'eclissi del narratore onnisciente. Bene, chiediamo, esatto, grazie, ha già capito, di cambiare la diapositiva. Grazie del suo contributo, Gaia, molto utile sicuramente per i nostri telespettatori. Ora che siamo nel clou del programma, è ora di parlare meglio del romanzo, partendo dall'analisi della prefazione, considerato un vero e proprio manifesto della produzione verista, che definisce la poetica basata sulla tecnica dell'impersonalità e l'ideologia, fondata sulla visione pessimistica del progresso del nostro grandioso Giovanni Verga. Nella prefazione possiamo ricavare alcuni punti fondamentali. Innanzitutto emerge come il romanzo risulti uno studio, ossia un'indagine oggettiva e scientifica degli effetti della vaga bramosia dell'ignoto su diversi livelli della società e dell'aspirazione egoistica del miglioramento della propria condizione sociale. Inoltre, vediamo come l'autore adotti una prospettiva ravvicinata nella storia, con cui studia le conseguenze negative del progresso dal punto di vista delle vittime, dei vinti. Bene, direi che è giunto il momento di presentarvi il video autentico e unico dell'intervista dei due personaggi principali della famiglia, che vedremo molto diversi sotto alcuni punti di vista. Passiamo al video! Salve, salve! Io sono il capo della famiglia, chiamato da tutti il vecchio Antoni. Devo dire che sono profondamente legato ai valori e alle tradizioni della mia famiglia. Inoltre farei di tutto per evitare che qualcuno si allontani da me e dai miei familiari. Non come quello capestrato di mio nipote, che ha voluto inseguire qualcosa che non esiste, che non ha significato, che chiama progresso, ragionandosi dai suoi genitori e dal suo nonno. Ah, c'è un piacere. Il lavoro del pescatore è duro e ingrato, nonno. A me piace la vaga bramosia dell'ignoto, il dinamismo, la modernità. Basta faticare, voglio scoprire un nuovo mondo, quel mondo che là fuori mi sembra brillante, pieno di opportunità. Lo capisci questo, nonno? Bene, abbiamo visto come i due personaggi appaiono molto contrastanti e vediamo come il ragazzo sia una persona chiave dei Malavoglia, poiché a differenza del nonno, che porta con sé un'unica verità, è un personaggio estremamente contraddittorio, continuamente in crisi. Però è necessario vedere ancora più da vicino le due figure, grazie al contributo dell'intellettuale Romano Luperini, critico letterario, scrittore e politico italiano. A te il servizio, Romano, il cambio di diapositiva per la nostra collaboratrice. Toni rappresenta la vaga bramosia dell'ignoto, il dinamismo, la modernità. È insoddisfatto della vita che conduce ed è preda di quell'ansia di miglioramento della propria condizione che rappresenta la forza motrice del progresso. Di conseguenza, mette in crisi il sistema di valori su cui è sempre fondata la famiglia Malavoglia
per andare incontro verso il mondo esterno, verso il cambiamento. È un personaggio quindi romanzesco perché è protreso verso il progresso e l'innovazione. È una figura moderna, dinamica, non statica, ma anche scissa tra l'immobilismo arcaico e il dinamismo moderno. Allo stesso tempo problematica e contraddittoria. Presenta un aggancio con il mondo esterno, ad esempio sa parlare con il farmacista, è in grado di leggere il giornale. Padron Tony invece incarna l'ideale dell'ostrica, sappiamo tutti cos'è l'ostrica, ovvero quel mollusco di mare sempre attaccato alla roccia. Rappresenta quindi l'immobilismo del mondo premoderno, ha una visione conservatrice, resistente a ogni cambiamento che possa inclinare la stabilità e l'umanità della famiglia. Egli è depositario dei valori tradizionali, è il baluardo che tenta di fermare la famiglia dalla fiumana del progresso. Infatti non riesce a comprendere la ricerca del meglio e il mutamento della condizione a cui il giovane nipote aspira, come abbiamo visto nel video. Secondo il vecchio, è naturale che Tony continui a svolgere il mestiere del padre, anzi, dovrebbe seguire l'etica e l'etica del lavoro e del sacrificio, accettando la propria condizione. Possiamo definirlo quindi epico, perché parla un linguaggio monologico, fatto di proverbi e di verità, ma anche statico. Ritiene il cambiamento come un attentato al suo modo di essere e ai suoi valori. Bene, grazie mille per il suo contributo, Romano Luperini, accurato e molto chiaro, forse un po' noioso per i nostri telespettatori, infatti si stava addormentando anche lei, ma ovviamente molto chiaro, che sicuramente ha interessato i nostri telespettatori, sicuramente. Siamo giunti alla fine del romanzo, al capitolo 15, in cui Verga riporta un finale amaro, in cui il giovane sarà costretto ad abbandonare definitivamente il mondo premoderno. L'ultimo capitolo presenta due aspetti chiave. Innanzitutto, il narratore, con la rinuncia del suo ruolo onnisciente, non rivela il sugo della storia, non rivela il senso complessivo della vicenda o la sua posizione sui fatti narrati, motivo per cui si distacca dalla narrativa manzoniana. Inoltre Verga, con il capitolo 15, definisce la chiave di lettura dei Malavoglia. Chiave di lettura che conferma l'idea che una qualsiasi aspirazione che non rispetta gli ideali della famiglia porti unicamente alla rovina e alla disperazione. Infatti il giovane farà la fine dell'outcast, ossia del reietto, poiché è rifiutato dalla propria famiglia, dunque dalla propria tradizione e anche dal mondo moderno, in cui Tony non è riuscito a resistere alla dirompente fiumana del progresso. Però chi non meglio di Mena, sorella di Tony, può raccontare il distacco del ragazzo dalla sua famiglia? Passiamo dunque la linea a Mena. Salve a tutti, volevo parlarvi di mio fratello Tony e di quando è tornato a casa dopo gli anni passati in carcere. Appena lo vidi sbiancai, non si riconosceva più. Mi sentii anche in imbarazzo e per questo motivo rimasi in silenzio. Non sapevo come comportarmi dopo tutto questo tempo. Ormai mi ero rassegnata perché sapevo che Tony non faceva più parte della nostra famiglia. Nemmeno il cane lo riconobbe, ma comunque avevo il desiderio di riaverlo con noi. Lo vidi dispiaciuto, forse perché si è pentito di quello che ha fatto. Tutto sommato, quel sistema di valori che aveva il nonno non era così male. Bene, grazie Mena, sentiamo assolutamente le tue emozioni nei confronti di quel ragazzo che ormai si è allontanato dalla famiglia, ti capiamo assolutamente. Bene, grazie Mena e grazie a tutti coloro che hanno collaborato in questo servizio, anche alla nostra collaboratrice ovviamente, in cui abbiamo visto da vicino e analizzato i caratteri distintivi e fondamentali che hanno reso I Malavoglia un romanzo d'avanguardia. Salutiamo i nostri telespettatori e vi lasciamo a un nuovo episodio appassionatissimo di Il Segreto. Arrivederci e buona giornata.